Però come mai, secondo lei, lei che ha molta esperienza, come mai da 60 anni oramai a Cortona, insomma, non si è mai affermata comunque qualcosa di alternativo a quella che è la tradizione di sinistra o di centrosinistra? Ma innanzitutto perché è difficile modificare le cose nel nostro territorio dopo decenni, in quanto, aveva ragione Andreotti, il potere logora chi non l'ha. Quindi è evidente che amministrare un comune significa avere un centro di potere forte, perché sì, io l'ho detto sempre nei miei interventi, anche quando scrivo, i bilanci vengono polverizzati in favore di miriadi di associazioni di ogni genere, evidentemente queste vengono legate poi al carrozzone, chiamiamolo così. Da parte dell'opposizione effettivamente c'è un po' di quella miopia alla quale accennavo prima, nel senso che ci sono sempre state divisioni, personalismi che non hanno permesso proprio di coalizzarsi e di sperare proprio, forse c'è stata quasi una certa rassegnazione a questo predominio di sinistra. Perciò persone che magari erano e sono di primo piano nel territorio non hanno azzardato neppure a presentarsi, e se non c'è un candidato che effettivamente riesce a trascinare anche l'elettore più lontano dalla politica, le cose non si modificano.